Ciao a tutti e ben ritrovati alle storie di Antolo. Quest'oggi per gli odontotecnici italiani si raccontano abbiamo con noi Francesco Raffo. Ciao Francesco e grazie. Ciao Michele, grazie a voi dell'invito. Bene Francesco, è da un po' di tempo che stiamo andando avanti con queste nostre chiacchierate in giro per l'Italia con i colleghi che amano raccontare e raccontarsi un pochettino del periodo che stiamo vivendo. Tu come sei in questo momento, dove ti trovi? Io in questo momento sono a Pisa nel mio laboratorio e niente, siamo qui a Pisa. Bene, quindi sei in sede. Sì, questa settimana sono in sede, non mi muovo. Bene, perché tu sei un pochettino girovago e dopo magari faremo anche un accenno al tuo peregrinare un pochettino in giro per l'Italia e ci dirai qual è lo stato d'animo che hai incontrato nelle varie regioni d'Italia. Certo. Francesco, non ti chiedo quanti anni hai. Come è iniziato il tuo percorso? Quale istituto hai frequentato? E perché? Cosa ha fatto sì che tu scegliessi di frequentare un istituto ad indirizzo odontotecnico? Ma guarda, io ho studiato a Livorno, quindi da buon pisano mi sono spostato a Livorno, non è che è stato proprio un successone, perché tra Pisa e Livorno sapete quale scherzi ci esistono. Però niente, questo, la scelta è stata molto casuale, e da una curiosità che è nata, che c'era un mio amico più grande che faceva questa scuola e mi sono un po' incuriosito. E sono andato a vedere, come visto durante il periodo delle medie, poi vai a fare un po' di visita alle scuole superiori e mi piacque subito il fatto che ci fosse la materia pratica, no? Il laboratorio. E quindi da subito sono partito con grande, diciamo, fervore, con entusiasmo come attaccamento alla tipologia di studio. E lì mi sono diplomato nel 1990. E da lì in poi ho iniziato la mia carriera, chiamiamola così. All'inizio, come tutti, sono andato in un laboratorio a cominciare un po' a imparare, a sentir parlare di questo lavoro, di vedere quelle cose che a scuola non c'era modo di poterle vedere. E dopo circa 2 anni ho trovato un laboratorio dove ho iniziato a diventare indipendente e il caso ha voluto che ho iniziato proprio nel reparto di ceramica, dove modellavo le strutture, e da lì poi mi sono spostato in un altro laboratorio dove facevo proprio ceramica. Fino a che nel 2001 ho aperto il laboratorio per conto mio qui a Pisa. E quindi sono circa 19 anni che sono per conto mio. Quindi hai fatto anche tu un percorso, come dire, la gavetta per circa 10 anni in laboratori dove hai seguito e, come tu dicevi, fortunatamente hai trovato prima a modellare la cera e poi subito alla ceramica, il che è stato un crescendo. Sì, è stato proprio il classico percorso che facevamo un po' tutti, no Michele? Il fatto che tu entravi in un laboratorio in punta di piedi, quasi paura di disturbare, perché ti regalavano il loro tempo. Perché diciamo che in quegli anni
la possibilità di trovare un laboratorio che ti accogliesse era molto difficile, perché comunque eravamo molti. Io mi ricordo che a scuola mia eravamo più di 1000 studenti, quindi era un istituto da dove venivano da tutta la Toscana e dal nord-est della Liguria, quindi fino alla Spezia. E infatti a Livorno c'era un convento di Salesiani dove questi ragazzi dormivano e vivevano tutta la settimana. Quindi questo per far capire anche a chi è più giovane di noi oggi, in quegli anni c'era molto, persone, ragazzi che studiavano questo titolo di studio, cosa che è un po' differente oggi. E quindi da lì ho iniziato a lavorare, nel senso di imparare prima cos'era il gesso, i materiali da impronta, curare le impronte, e quella sana gavetta, e tenere in ordine, pulire, perché il nostro lavoro, ricordiamoci, che è basato sulla precisione. E imparare subito a essere puntigliosi, precisi nelle cose che si fanno, me lo ritrovo tutt'oggi. Beh, sì, condivido pienamente, e anche le parole cui tu facevi cenno qualche istante fa, che ai nostri tempi, ecco, magari per chi ci ascolta, non stiamo parlando di moltissimi anni fa, ma gli istituti non erano così tanti come è adesso, e quindi ci si ritrovava molte volte ad avere come compagno di classe uno studente fuori sede, cose che magari si sentivano per l'università a quei tempi, mentre invece per gli istituti odontotecnici io sentivo ancora tutt'oggi di queste cose, cioè che c'erano molti che dovevano lasciare casa propria. Quindi immagino per un ragazzo di 14 anni lasciare le scuole medie, quindi avere l'istituto sotto casa, la famiglia, fare la valigia e andare via per poi ritornare il fine settimana, per un ragazzo di 14 anni di quei tempi ovviamente non era affatto semplice. No, assolutamente, era proprio un percorso di vita molto differente da quello di oggi, e un percorso che forse accelerava più i tempi di crescita di un ragazzo rispetto a uno che aveva un istituto vicino casa, perché comunque dalle piccole cose alle cose più complicate doveva imparare a sbrigarsi da sole, perché ricordiamoci che poi sono anche anni particolari per un adolescente, percorrere da solo quegli anni lì senza la famiglia accanto tutti i giorni diventa ancora più difficile. Quindi sicuramente anche una formazione caratteriale importante da quel punto di vista lì. Infatti c'era anche più predisposizione poi quando si entrava nel mondo del lavoro a accettare di stare anche solo lì a imparare a guardare quello che facevano due colleghi che avevano un laboratorio per conto proprio. Certo, in effetti studiando fuori casa, insomma, non nell'ambito cittadino, si aveva quella consapevolezza e anche quella motivazione di dover fare, bene, perché ricordiamoci sempre, la famiglia alle spalle, che chiaramente ti manteneva al tuo percorso di studi, uno si sentiva quasi in dovere, in obbligo di ripagare la propria famiglia, nel senso di studiare, fare bene, terminare il percorso di studio e quindi avviarsi velocemente al lavoro. Sì, sì, e poi io guarda, mentre parlavi mi sono ricordato anche di un altro dettaglio, le sezioni che esistevano, io mi ricordo che addirittura io ero nella lettera E, quindi vuol dire che c'era A, B, C, D, E, c'erano 5 sezioni, e non ricordo se dopo lei c'erano altre sezioni, classe di 30 alunni, e io ricordo che in queste classi io avevo solo un figlio, un compagno di classe che era un figlio di collega, quindi è cambiato anche questo. Oggi vedo che molti giovani sono figli di colleghi, all'epoca no. Quindi è anche un altro dato sicuramente che fa meglio, ecco. Sì, ora che tu hai fatto accenno alla sezione, ti dirò che io che ho frequentato l'istituto Ipsiamiano ero nella sezione I. Quindi effettivamente è una tipologia così come l'hai vissuta tu e così come tutti i colleghi più o meno della nostra età, a sentirle oggi certe cose, classe con 30 alunni, chi veniva da fuori, io ero distante dalla scuola circa 35-40 chilometri, prendevo il treno, insomma un pochettino, come dire,
siamo, tra virgolette, cresciuti un po' prima rispetto alla nostra età anagrafica. Sicuramente, sicuramente. Poi la nostra scuola, io ricordo, a differenza di altre scuole, aveva il pomeriggio. Un pomeriggio in cui si faceva le 4 ore di laboratorio. Noi, almeno a Livorno, era strutturato così. C'era il giorno che si faceva 9 ore, quindi era anche... tornavi la sera tardi e il giorno dopo c'avevi comunque lezioni di altre materie, quindi era comunque impegnativo, non era così, anche se era una scuola professionale, richiedeva comunque una certa impegno, perché il sacrificio, la lontananza sicuramente non aiutava. Certo, certo, il dover fare i compiti, ritornare a casa ad una certa ora, poi ti scontravi, tra virgolette, con il pratico. Per cui già, e all'epoca ricordo, io ora non ho proprio contezza del percorso didattico, sicuramente saranno cambiate le cose, però si iniziava col gesso, con lavorare i cubetti di gesso, fare le forme, almeno io ho questo ricordo iniziale del mio primo anno, delle mie prime ore in laboratorio nell'istituto scolastico. Guarda, sicuramente oggi non so se il programma è il solito, ma non credo, almeno da parte pratica, perché io mi ricordo si colava il gesso in questo bicchierino di plastica, poi facevi questo parallelepipedo, cioè tagliando le 4 pareti, e su ogni faccia disegnavi appunto la faccia vestibolare, palatale, mesiale e distale, e col coltello incominciavi a impostare la forma, fino a rifinire i dettagli del solco delle cuspidi, cosa che secondo me oggi nelle mani... uno potrebbe anche pensare che non potrebbe servire, però anche se oggi siamo in un'era digitale, quei denti li vedi molto meglio con una conoscenza alle spalle. Quella cosa lì ci ha formato parecchio, ci ha aiutato parecchio, perché anche lì era un bel sacrificio, era molto difficile. Io all'inizio ho trovato grosse difficoltà nella parte pratica a riuscire a modellare un dente, tirarlo fuori da un cubetto di gesso. Sì, ora guarda, sto facendo anche io un ritorno alla memoria di quei tempi e ricordo i primi passaggi anche tra alunni, si cercava la strategia per poter lavorare il gesso nel momento in cui dopo tu averlo colato dovevi essere attento che magari la fase di solidificazione non fosse eccessiva per non farti male le mani e nessuno protestava tra le altre cose. No, no, assolutamente. C'era chi studiava anche in modo di farsi il dente a casa e per poterlo cambiare a scuola. Cioè, io mi ricordo c'era un ragazzo che era molto sveglio da quel punto di vista lì, aveva capito uno dei primi che il sapone era un isolante, e lui faceva il dente e poi lo rinfilava nel bicchiere di gesso per poi piano piano rompere il gesso e si trovava il dente fatto. Quindi quello ti dava anche l'ingegno, no? No, in quel caso era una cosa negativa perché non facevi una cosa, diciamo, corretta, però ti aiutava a sviluppare l'astuzia, la voglia di rimediare un problema, cosa che oggi può fare. La necessità aguzza l'ingegno. Sì, ma è come il nostro lavoro, perché al di là di tante situazioni classiche, però diciamo che ci sono tipologie di protesi che in quel momento devi inventartela sulla richiesta di un medico che quel paziente ha quel problema, quindi devi trovare un scamotage o rimediare, come oggi tante volte succede, che so, ha un problema di una corona su impianti, quindi piuttosto che una vite, piuttosto che trovare il modo di rimediare a un problema che c'è in studio, e quindi dare un consiglio tecnico. Sì, il nostro è un continuo lavoro di progettazione. Mi collego a questa tua analisi, a questa nostra analisi, siamo partiti dall'excursus del gesso quando andavamo a scuola. Nell'arco di questo tempo, come hai visto cambiare la nostra professione? Ora noi non sappiamo didatticamente i programmi ministeriali, chiaramente come sono cambiati, come si sono evoluti, ma nel percorso lavorativo, da quando tu, io andavamo a scuola, ad ora sono cambiate diverse cose. Tu come hai visto questo cambiamento? Come lo vivi? Guarda, io credo che la nostra fascia d'età, Michele, sia quella più fortunata, perché è riuscita a vedere un po'
tutte le ere, no? Se ci pensi un attimo, noi abbiamo vissuto la fase finale dell'oro resina classica per arrivare alla ceramica fino ad arrivare oggi a quello che è il mondo digitale. Ma in tutto questo noi abbiamo anche avuto un percorso di formazione attraverso le tipologie di leghe che abbiamo potuto usare in laboratorio, perché ricordiamoci che negli anni 90 si usavano leghe nobili per essere ceramizzate, per essere arrivati poi a fondere un cromo cobalto che è un metallo totalmente diverso, con caratteristiche diverse, quindi una gestione opposta a quella che era una lega nobile. Questo cosa vuol dire? Una grande formazione, perché specialmente oggi che siamo nel mondo digitale, sapere cos'è una lega è fondamentale, perché oggi magari ti arriva un ponte fresato e hai un problema di gestione con materiale estetico, sicuramente la conoscenza di quello che sono metalli ti riesce meglio nella gestione dei problemi che puoi interfacciarti in quel momento. Infatti, Francesco, mentre tu parlavi e hai fatto un accenno ai ponti in lega in oro resina, in lega resina, mi sono venute in mente le Wieners. Quindi praticamente solo con la faccia vestibolare da mettere la resina, e stavo facendo il parallelismo mentre tu parlavi, forse perché qua in laboratorio ecco c'ho un ponte in zirconio fatto in modalità cutback, quindi ritorniamo, come dire, alle origini. Stanno cambiando però notevolmente la quantità e la qualità dei materiali che ora abbiamo a disposizione. Beh, sicuramente i materiali da un punto di vista di facilità di lavorazione è migliorata la storia. Pensiamo alle prime ceramiche che venivano messe su delle leghe e su quali forni venivano i cicli termici. Oggi abbiamo una qualità nei macchinari, quindi stabili, autonomi, perché ricordiamoci che nei forni da ceramica bisognava stare proprio di fronte al forno e cambiare le varie fasi di lavorazione, perché c'era anche questo, non ce lo dimentichiamo. Oggi quel gesto semplice che tu fai è comunque frutto di un passato, di tentativi, di anche cose negative, di errori, che ha portato ad avere quello che abbiamo oggi. E sempre l'ingegno nostro ci ha portato nei materiali nuovi a resistirli come si faceva una volta. La classica vinile l'hai investita in ossido zirconio. Sì, in effetti, giustamente come tu dicevi, e mi piace fare questo passaggio continuamente verso il passato e dell'attuale presente, ecco, il fatto di riuscire a gestire le temperature, noi abbiamo fatto, come dire, scuola a quelle che sono le aziende che ci hanno venduto nel tempo le varie attrezzature, perché magari prima non erano così tarate e calibrate. Il fatto di lavorare in continuazione, in maniera artigianale, ha fatto sì che ognuno di noi, nel proprio piccolo, desse indicazioni, perché vedeva che man mano che andava, si va avanti, quello che prima facevamo non era più soddisfacente, e alla ricerca di quel particolare, di quel dettaglio, abbiamo sempre fornito e dato, e ancora tuttora mi sembra che ci sia una continua evoluzione. Il tecnico chiede maggiori performance al materiale, dando anche alcune volte delle dritte su come migliorare quel determinato materiale, o mi sbaglio, Francesco? Sì, assolutamente, perché ricordiamoci quello che le aziende poi producono nasce dalla richiesta del dottor tecnico, nel senso quello che è la nostra conoscenza, il mettere a punto determinate cose nascono nei laboratori, e il consiglio di dire che forse quella lega, forse quel materiale estetico o qualunque altro materiale che noi oggi usiamo, ma oggi parliamo anche di progettazione virtuale e anche di richieste di migliorie nel programma che gestisce la fase di studio di quel caso. Quindi nascono sempre in laboratorio le idee per poi trovarsele sul mercato. Diciamo che io credo, penso di non commettere errori, che il laboratorio comunque rimane una fucina di idee, lì dove ci sono delle teste pensanti che oltre a lavorare però studiano in continuazione il materiale,
quello che hanno a disposizione e chiedono che sia ulteriormente migliorato o implementato per essere quanto più vicini possibili alla natura, che resta sempre una cosa troppo grossa da imitare. Sì, il grosso è difficile, infatti io penso sempre che il nostro lavoro è quello di assomigliare dei falsari, perché noi comunque dobbiamo ripetere qualcosa che esiste di già, e per poterlo fare bisogna conoscerlo perfettamente o comunque in modo approfondito per cercare poi anche di sfruttare al meglio i materiali, quello che le stesse aziende ci forniscono. Ecco. Ma pensiamo anche a quello che abbiamo imparato noi, quello che oggi fanno le macchine. I primi fresaggi li facevamo noi, perché quando dovevi fare un fresaggio per mettere un attacco, una pulisse, piuttosto che paralizzare dei monconi implantari dove poi facevi una fusione, o addirittura i calcinabili che poi con la cera rimodellavi, li attivitavi con la fresa e li mettevi in fusione. Quindi quello è anche apprezzato, forse noi che abbiamo vissuto quell'era lì, il digitale da quel punto di vista, perché ti ha veramente scorciato la strada in tante fasi di lavorazione e con tanti rischi, perché ricordiamoci che quante volte abbiamo rifatto una fusione per qualsiasi problema, perché poteva anche non dipendere dalla nostra negligenza, poteva essere anche il caso di qualche problema che in quel momento non faceva avvenire quella fusione che per ore avevi preparato con le mani a modellare. Ed anche avere la conoscenza dell'uso dei materiali e quindi anche della chimica e della fisica. Io, mentre tu parlavi, ecco, mi stanno ritornando in mente quando magari compravi un rivestimento per fusioni e lo dovevi calibrare e te lo dovevi tarare in funzione del tuo lavoro e del tuo modellato. E del tuo ambiente di lavoro, perché i rivestimenti, poi abbiamo imparato sulle nostre spalle, che sono materiali molto molto sensibili al cambiamento di stagione. Pensavamo, basta vedere quando tornava l'inverno, come questo periodo, il rivestimento ci metteva più tempo a indurire, d'estate i primi cambiamenti rimanevi con il rivestimento in mano che non ti aveva dato nemmeno il tempo di miscelarlo, quindi dovevi reintervenire sulle cose. La nostra è stata una curva di apprendimento molto, molto impegnativa, ma è quella che oggi sicuramente ci aiuta nelle difficoltà. Io lo vedo anche nei corsi, tante volte si parla di alcuni argomenti con quelli più giovani e bisogna tornare indietro e rimetterli al pari ripassando alcuni concetti. Sì, diciamo che ora È un po' tutto semplificato, se vogliamo è anche giusto, per carità, però la formazione quella che noi abbiamo avuto in passato era una formazione diversa che abbiamo arricchito e abbiamo pagato anche sulle nostre spalle, perché poi stare lì, provare, riprovare, calibrare, perché non è che io chiedevo Francesco, ma tu che ceramica usi, che rivestimento usi? Cioè, non era quello il problema, ma il saper comunque coniugare, miscelare le masse. Ed ecco, come tu facevi riferimento estate, inverno, alle temperature, al forno, la taratura, alcune cose che noi facevamo, ma forse non sapevamo nemmeno che dovevamo fare, però abbiamo imparato a farle. Basta pensare, oggi abbiamo dei miscelatori che fanno questo lavoro qua, e una volta si faceva tutto a mano. Quindi quei 30 secondi di miscelazione, 45, quel minuto che le istruzioni dicevano, ma in realtà era molto tutto futile, perché con quale intensità te lo miscelavi, con quale intensità lo miscelavi era differente, quindi era tutto molto a occhio, diciamo, in certe cose, perché non avevi un metro di misura. Eppure venivano e riuscivano abbastanza bene. No, ma noi abbiamo veramente fatto delle cose che, se ci ripensi, ci crescono capelli, no? Magari Michele, perché veramente abbiamo messo insieme cose che non sappiamo nemmeno noi cosa succedeva, perché veramente la chimica pura, no? Io ricordo con tanto entusiasmo, anche quando si usciva e si andava al congresso,
c'era veramente tanta presenza di colleghi a un congresso, ma non tanto perché si andava via di casa per fare 2 giorni fuori da casa, perché c'era, vedere una conferenza in quei momenti lì era qualcosa di molto forte, entusiasmante, vedevi delle cose che dicevi, cavolo, che bello, e questa voglia di aggiornarsi, di crescere, perché era un lavoro totalmente artigianale il nostro, in quel momento. Per poi, consentimi Francesco, dopo essere andato al congresso, quindi ai tempi si aveva la possibilità soltanto di vedere sulle riviste alcuni nomi, alcuni personaggi del nostro settore veramente bravi, bravi, bravi. Inevitabilmente poi quando li vedevi, quando li sentivi parlare, quando vedevi le loro immagini, che poi stiamo parlando, io ricordo del videoproiettore oppure delle diapositive, ecco, io purtroppo per l'età che tengo ricordo i caricatori con le diapositive, anche quello era un lavoraccio da parte dei relatori, tornavi poi a casa sì contento, ma quando tornavi in laboratorio e ti scontravi con la tua realtà, era un pochettino ostico il termine di paragone. Sì, diciamo che in quel momento lì c'era un po' troppo distacco fra il maestro che faceva avanti, no, con le diapositive quando faceva... Ricordo. E che poi a un certo punto hanno cominciato a usare 2 caricatori, no? All'inizio uno, poi addirittura 2, e si ceppava la diapositiva. Però io quando ho iniziato a documentare le cose che facevo in laboratorio, io ho iniziato a fotografare in diapositiva, quindi in analogico, e dovevi fare 3 scatti, perché dovevi fare con un F più chiuso, uno centrato e uno più aperto. E finché quella diapositiva non l'avevi in mano, non sapevi cosa avevi combinato, però il caso era già finito, quindi quelle foto o le avevi fatte bene o erano perse. E anche questo oggi invece c'è un'immediatezza nell'informazione, nel verificare se puoi fare una foto per documentare un tuo lavoro, che verifichi, cioè veramente siamo dentro a una comodità, ma forse non la apprezziamo proprio perché abbiamo assaggiato la difficoltà di certe cose. Ricordo pure a volte succedeva, era frequente che magari il collaboratore del relatore sbagliava a mettere le diapositive nel caricatore, per cui tu vedevi immagini che dovevano essere quelle successive e le vedevi in anteprima. Insomma, succedevano anche di queste cose, però era tutto sommato un bel mondo. E ora con la digitalizzazione è chiaro che è tutto più veloce, è tutto più speed. Però questo cosa ti fa pensare, Francesco? Un'evoluzione in crescendo positiva oppure no? Guarda, l'evoluzione è sicuramente positiva perché quando ci si sposta verso qualcosa che è più comodo, è sicuramente una, come proprio la parola dice, comodità, quindi è un qualcosa. Però bisogna stare attenti perché può bruciare certe tappe e quindi è come ragazzi giovani che oggi sono più abituati a parlare in chat sulle app del telefonino e poco di persona. E questo, ecco, bisogna sempre stare, secondo me, attenti a non esasperare perché troppo poi stroppia da tutte le parti. Quindi sicuramente un percorso alternato fra digitalizzazione e analogico sicuramente dà una formazione migliore. L'occhio, ovvio, è rivolto al digitale perché il mondo sta andando in quella direzione. I costi di gestione in laboratorio sono più importanti di quegli anni lì. Basta pensare oggi che comunque tanti laboratori si sono dovuti organizzare con una segretaria perché abbiamo anche una normativa da seguire, quindi da consegnare una documentazione con il lavoro, cosa che prima non c'era. E quindi è un impegno maggiore nel laboratorio. E quindi diventa fondamentale avere dei tempi di produzione certi. Ecco, la cosa che mi Il messaggio che ha dato bello, secondo me, digitale, è la produzione certa. Io sono rimasto colpito dall'inizio, quando si iniziava le prime, che se ti ricordi, Michele, i primi file li mandavi a centri di fresaggio importanti, colleghi con la fresatrice erano veramente pochi e comunque
i materiali che si potevano pesare nel laboratorio era limitato, quindi non potevi fare grosse cose. Cascasse il mondo e mandavi via il file, dopo 48 ore era in laboratorio, il pacchettino, ti suonava il campanello DHL col tuo lavoro. E da lì è un messaggio, secondo me, che fa forte dire la certezza di produzione. Questo vuol dire che bisogna imparare a avere dei protocolli in laboratorio che funzionano e che ci diano la possibilità di produrre in tempi certi la nostra protesi. Sì, Francesco, volevo fare, ascoltando il tuo ragionamento, che non fa una grinza, volevo fare un'altra considerazione a proposito del digitale, che ci sono, come dire, per seguire questa moda smodata, ricordiamoci sempre, i costi di gestione di un laboratorio sono completamente diversi da tanti anni fa, le normative, le regole da seguire, la certificazione di tutti i materiali, questo chiaramente comporta un lavoro supplementare di tipo burocratico al quale gli odontotecnici sono sempre un pochettino ostici. Però volevo fare un'altra considerazione con te, perché l'odontotecnico oggi è sempre più imprenditore, rimane sempre quel gold standard di essere un artigiano. Io dico sempre, noi facciamo un'attività di tipo sartoriale, siamo molto 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 artigianali, seppur digitalizzati. Però questa moda smodata, a mio avviso, di seguire a tutti i costi, costi quel che costi, quella ricerca di avere necessariamente determinate attrezzature in laboratorio, ho visto tanti colleghi per una politica di costi sbagliata rovinarsi oppure doversi reinventare e quindi, insomma, un pochettino un qualcosa che non va. Non so se tu sei del mio stesso avviso o hai avuto anche tu queste sensazioni o il sentore che qualcuno ha voluto, come dire, fare un pochettino il passo più lungo della gamba e come se fosse tutto troppo facile. E perché non lo devo fare pure io, mentre invece poi ci si è scontrati con una politica commerciale e di costi che è completamente diversa da quella normale, insomma. Guarda, anch'io la penso come te, Michele, perché sicuramente quando in laboratorio si incomincia a vedere laboratori dove ci sono tante tipologie di materiali, quindi parlo anche dello stesso tipo di materiale estetico, quindi parliamo della ceramica, visto che è un settore in cui io mi muovo più nello specifico, incomincio a domandarmi se in quel laboratorio non c'è qualcosa che non funziona, perché avere tre linee di ceramica differenti per la stessa tipologia di lavorazione, attenzione, no? Vuol dire che lì è mancato l'investimento più importante su noi stessi. Io credo che l'investimento più importante che può fare l'odontotecnico è quello sulla propria cultura, perché ti dà modo di crescere, di allargare la mente, perché un altro nostro grosso difetto è che noi stiamo troppo tempo chiusi nel nostro laboratorio. Noi dobbiamo uscire, dobbiamo, è per quello che un'associazione può aiutare una crescita dell'odontotecnico, perché ti porta a uscire di casa e a confrontarti. Anche se vedi relazioni che oggi non possono colpire come era una volta, perché comunque tutto è scoperto, oggi siamo più nel dettaglio, più nella piccola malizia che può usare il collega o far vedere quello che fa lui come tanti altri. Però il fatto di trovare Michele a un congresso mi dà modo di confrontarmi con Michele, di crescere, cominciare a parlare di cose che non farei, perché se sto sempre in laboratorio la vedo e me la suono come mi pare la storia. Il confronto è un motivo di crescita. Sì, l'essere in una associazione, ecco, noi che siamo da diversi anni in Antolo, abbiamo vissuto un certo percorso e questo momento che stiamo vivendo ci sta molto stretto. Ci mancano i nostri congressi, il nostro vederci semplicemente in laboratori più strutturati, oppure nel deposito di zona dove prima eravamo abituati, ecco, al confronto, oltre che a vedere la lavorazione o un determinato protocollo, ci manca proprio quel momento. Ovviamente speriamo tutti quanti di tornare presto nella nostra dimensione.
però ecco, ci è venuto in aiuto la digitalizzazione, per cui stiamo seguendo a distanza, ed anche questa nostra chiacchierata è possibile mentre tu sei a Pisa, io sono qua in provincia di Napoli. Però manca molto, è stato uno dei riflessi dell'emergenza che in parte abbiamo superato, stiamo attraversando, non sappiamo ancora cosa sarà. E giusto per fare un accenno, per non tralasciare il problema o fare finta che non esista, Francesco, nel periodo del lockdown, quindi ritorniamo a marzo, tu come l'hai vissuto? Di punto in bianco, anche noi abbiamo dovuto immediatamente chiudere tutte le attività congressuali, dove si era abituati a vederci in 100, 200, 300 persone. All'improvviso è calato il sipario su questa cosa. Tu cosa hai pensato in quei momenti? Guarda, allora, all'inizio è stato, proprio perché è stata una cosa così dal nulla, improvvisa, come hai detto tu, è stato traumatico. In tanti, sentendo tanti colleghi, perché tutti i gruppi che in quel momento ci si frequentava per fare i corsi, e quindi avevo un contatto con le persone, con i colleghi, si è creato una sorta di paura importante. L'incertezza di quello che poteva succedere o non poteva succedere, a quando si poteva riaprire un laboratorio, anche se noi in definitiva non potevamo stare anche aperti, ma ovviamente non si lavorava, perché nessuno sicuramente andava dal dentista per farsi una corona o solo l'emergenza, ma proprio di quelle gravi, perché la protesi rotta in due, perché altrimenti non ci sarebbe stato nessuno con il rischio del virus. Quindi all'inizio c'è stata grande, grande paura, perché era una cosa che è arrivata da nulla e così improvvisa. Ma man mano devo dire che, ecco, le situazioni negative secondo me ci danno grandi input. Devono essere momenti di riflessione, momenti dove si va a analizzare le cose che non funzionano. E io ho visto, almeno per esperienza personale, per come l'ho vissuto io, devo dire che l'associazione è stata una casa, un punto di ritrovo, anche se in quel momento digitale, però che cavolo, ti dava tutte le informazioni del momento, di quali possibili aperture fiscali ci potevano essere in quel momento, quello sgravo fiscale che ci poteva essere. E quello, essere dentro a un qualcosa che ti dà quelle informazioni, penso che sia fondamentale. Quindi la riconferma di quanto sia importante oggi essere dentro un'associazione. E poi ti ha dato, secondo me, un altro messaggio importante, che si è capito veramente in fondo che i margini di guadagno sul nostro lavoro magari troppe volte sono così troppo poco, perché un periodo anche di breve durata così, molti laboratori sono andati in sofferenza. Quindi vuol dire che vanno riviste anche altre cose all'interno del laboratorio, all'organizzazione, l'investimento della cultura su noi stessi, perché bisogna crescere, e l'ha detto prima tu, e siamo anche imprenditori oggi. Noi siamo artigiani perché il nostro lavoro, anche se si fa al computer, siamo artigiani perché progettiamo sempre noi, e con la nostra conoscenza, e per quello che diventa importante aver fatto certi percorsi. Ma la cosa fondamentale è la cultura che a noi ci serve di base per non avere problemi importanti all'interno del nostro laboratorio. Sì, in effetti durante quel periodo dove un pochettino tutti eravamo a casa, abbiamo seguito webinar, ma è stato molto interessante ricevere quelle notizie, quelle informazioni che veicolavano da parte del consulente economico, insomma, avere quelle informazioni, come poter redigere una domanda, come avere accesso a una linea di credito, perché siamo passati da un qualche cosa che era inimmaginabile, ci è piovuto addosso con tutti, insomma, il catastrofismo abbiamo visto subito nero, poi magari un poco alla volta, pian piano, abbiamo risalito la china, e come sempre, perché io in questo ci vedo una grande energia, non solo degli odontotecnici italiani, ma proprio del popolo italiano che ha voglia di fare, che si rimbocca le maniche, forse si ritrova più nelle sciagure, ahimè, che nei tempi buoni.
Sì, la storia dell'Italia conferma questo, perché l'Italia ha sempre dato il meglio di se stesso nei momenti di difficoltà. Noi siamo usciti, per fare un discorso storico, dalla Seconda Guerra Mondiale con veramente distrutti, rasi al suolo, e lì abbiamo dato una grossa dimostrazione di chi fosse italiano, con la nostra qualità. Noi siamo un po' così. All'estero per questo ci invidiano e tante volte ci parlano male. Io, guarda, anche per lavoro, quando sono stato fuori dall'Italia, e quando vai da professionista, dell'italiano hanno tutta un'altra idea, hanno un'altra stima e un altro rispetto. Quando invece si va in gruppetto di 3 o 4, già cambia l'opinione dell'italiano, perché arriva il confusionario, arriva quello che non rispetta le regole, è il casinista. Invece da professionista hanno una grande stima. E un collega un giorno mi disse: guarda, ero in Germania, mi dice: guarda, il problema vostro è noi vi temiamo, perché voi non vi rendete conto di cosa ci avete fra le mani tante volte, perché il territorio nazionale vostro è un qualcosa che noi qui ci scordiamo, e che se un giorno voi lo capite, veramente fate man bassa di tutti. E mi piace l'esempio che lì c'aveva il museo della Linde, della cioccolata, cioè come facevano i cioccolatini, e noi qui dove si inciampa un reperto storico. E dice: questa è la nostra differenza, che noi ci dobbiamo inventare un museo per far andare 10 persone dentro, per far vedere anche una cosa sciocca, banale, voi questo ce l'avete in modo naturale. E questo però ci ha dato grossa cultura, grossa conoscenza, perché abbiamo una storia, e come tutto il nostro lavoro. E oggi, che nonostante sia stato questo periodo così difficile, mi sono cominciato a rivedere con dei colleghi in Sicilia, in Piemonte, in Veneto, dove vado anche spesso per lavoro, perché ho delle collaborazioni in Veneto. Vedo comunque una grande ripresa dal punto di vista lavorativo all'interno dei laboratori, grande entusiasmo, grande voglia di rivedersi, come si diceva prima, anche la voglia di rifare dei congressi proprio reali, dove ci si può vedere e confrontare sulle cose. Quindi questi sono buoni segnali che comunque anche il lavoro all'interno dei laboratori sta girando in questo momento. A luglio io credo che abbiamo rivissuto un luglio degli anni 90, Michele, dove veramente abbiamo lavorato a grande ritmo, un po' perché tante cose erano rimaste ferme per il lockdown e un po' per la paura che ci fosse un altro lockdown, quindi molti hanno accelerato anche lavori che magari avrebbero dovuto iniziare più avanti. Sì, Francesco, la tua stessa disamina è quella che fanno un pochettino tutti i colleghi in giro per l'Italia. Detto ciò, tu già hai fatto un accenno, ti vediamo spesso in giro perché tieni corsi, quindi dei percorsi che tu fai, e a me piace sempre quando vedo le realizzazioni, e quindi parti dalla cera. In un mondo digitale e digitalizzato, all'inizio dei tuoi corsi, perché sono dei vari step, c'è sempre la modellazione della cera. Mi confermi? Assolutamente, perché è il materiale numero uno per poter imparare a plasmare quello che potrà essere un giorno virtualmente la forma di un dente. Quello è un materiale che ti permette di imparare a metterlo insieme, a correggerlo, a togliere, aggiungere, cosa che fai al virtuale, però al virtuale hai un'altra difficoltà, perché lavori su uno schermo. E sicuramente una conoscenza di un 3D prima manuale ti inserisce meglio dentro un monitor. Sì, anche perché il monitor ti fa vedere le cose, insomma, tu le vedi, ma non le vedi in una proporzione reale, cosa che tu invece con la cera, quando hai il modello avanti, il blocchetto, ecco, ritornando al gesso, il cubetto famoso di gesso, tu ce l'hai immediatamente, quindi quello che realizzi lo vedi immediatamente. Col computer, quindi col virtuale, a volte non hai quella capacità di proporzione, non ha il senso della proporzione. Almeno a me è capitato all'inizio di non avere il senso della proporzione. Ma guarda, anche con la stessa cera, io mi sono reso conto che all'inizio, usando una cera di un solo colore, non aiutava a fotografare il dettaglio. Cioè, chi era lì per apprendere un qualcosa faceva difficoltà
a prendere la forma di quel dettaglio. Allora ho inserito oggi nel mio percorso cere colorate, in modo tale che ogni cera ha una sua funzione, cioè viene usata per fare qualcosa di forma in un punto ben preciso, che aiuta a fotografare il dettaglio meglio, è meglio una memoria fotografica più importante, con un messaggio più forte ti arriva. Cosa che secondo me potrebbe essere usata anche in uno schermo. Magari, vabbè, è un input che si lancia, magari qualcuno raccoglierà da questa nostra chiacchierata e magari lo implementerà in qualche software che già c'è in circolazione. Francesco, ti volevo chiedere, ci abbiamo un pochettino alla fine della nostra chiacchierata. Tu in Antlo sei un docente antloformazione, sei il frontman dell'associazione per quanto riguarda la cultura, il far vedere, il mostrare. Quali sono i futuri programmi o la scelta che ti ha portato? Qual è stata la scelta, ecco, fondamentale, che tu già hai detto per sommi capi perché bisognerebbe far parte di un'associazione, ma la cosa che ti ha proprio preso, e tu sei in Antlo da parecchio tempo e hai scelto, insomma, di essere un docente Antlo formazione, qual è la missione? Anzi, parliamone un attimino. Qual è la missione di un docente Antlo formazione? Guarda, come missione, allora, innanzitutto mi piace rimarcare il fatto di una mia scelta in una determinata associazione, perché oggi ce ne sono veramente quanto mai tante, no? E secondo me, opinione personale, è un errore, perché poi si frammenta quello che è la forza nostra. Però io parlo per il mio percorso e dico che l'associazione Antlo per me mi ha sempre dato l'idea, anche da giovane, quindi quando sei un po' timido e stai in disparte, hai paura, no, di entrare a contatto con i maestri, con quelle persone più grandi, più bravi di te, l'idea di una casa, cioè l'idea di entrare a far parte proprio di una comunità, dove veramente si creavano, dove si creano tutt'oggi dei collegamenti con dei colleghi, delle amicizie, e diventa un motivo scatenante che dici: c'è questo appuntamento, vado, ma non tanto per il menù congressuale, per il fatto che so che li vedo amici in quella data occasione. Quindi già quello è una grossa, secondo me, input che mi ha dato di scelta. E poi, quanto riguarda il fatto di antroformazione, secondo me è quella di veicolare, essere un punto di riferimento, di far venire verso di noi altre persone, perché più siamo e più diventiamo qualcosa di unito e di forte, che sicuramente anche da un punto di vista politico, perché poi c'è anche la politica, che serve a portare avanti le lotte per i nostri diritti, assumiamo un altro valore. Quindi è un po' un elemento anche importante per l'associazione, la cultura che ha sempre contraddistinto Antlo in confronto alle altre associazioni che poi sono venute dopo nel tempo. E quindi credo che sia il punto, la partenza dell'associazione, e quello che si sta facendo anche come reparto culturale, un grosso lavoro per rilanciare con nuove idee il marchio Antlo nella cultura. Sì, hai perfettamente ragione. Il comparto culturale di Antlo è sempre un pensatoio, quindi sempre alla ricerca di nuove cose, e so che vi state adoperando affinché si riesca a superare questa impasse e di ritornare di nuovo nelle nostre sedi congressuali a poterci vedere, stringere la mano, fare una piacevole chiacchierata di persona. Guarda, Michele, io in questo momento di grossa difficoltà del lockdown, purtroppo anche per l'associazione, tu lo sai benissimo perché sei una parte attiva dell'associazione, ha subito un grosso colpo, perché comunque Antlo, essendo un'associazione che del culturale ne ha fatto un suo fondamento, venendo a mancare queste attività culturali, e quindi con degli apporti
economici da parte di sponsor che aiutano a alimentare questa associazione, oggi è più è diventato fondamentale che ogni associato collabori a far venire altri associati, quindi altre persone che facciano una tessera, che quindi aiutano a alimentare un'associazione che è fondamentale per noi. Ricordiamoci il periodo di crisi che ci abbiamo avuto in quei 3 mesi e che se non avessimo avuto un'associazione che ci aiutava e ci diceva regione per regione quali diritti, quali normative ci potevano essere, molti di noi potevano non aver avuto quell'aiuto. Quindi diventa fondamentale oggi che ognuno di noi faccia il suo piccolo contributo e associandosi all'associazione in modo tale che si vada un po' a rimarginare quella ferita che si è creata con la mancanza dei congressi e degli sponsor che non sono stati, purtroppo. Pensiamo che quest'anno, scusate, ti ho interrotto, in programma c'era un grande evento a settembre di fama internazionale perché erano presenti colleghi giapponesi, quindi un qualcosa veramente di fantastico che a noi è stato veramente una mancanza d'ossigeno importante questo evento. Sì, perfetto Francesco, stavo ripensando e mentre tu parlavi guardavo, pur non avendolo vissuto, quel congresso che si sarebbe tenuto qualche settimana fa, si sarebbe dovuto tenere, ma è soltanto rimandato. Quindi un augurio che noi facciamo a tutti è di poterci rivedere quanto prima nelle nostre sedi congressuali. E seguite sempre con particolare attenzione Antlo attraverso il sito web, le piattaforme social, perché ci sono sempre nuove iniziative. Quindi un pochettino tutti, seguite con attenzione quello che facciamo, in modo tale da potervi avvicinare e toccare con mano la realtà di Antlo, la realtà della cultura, della formazione, dell'essere imprenditore, del curare le nostre micro imprese da imprenditore. Anche questo è Antlo. Bene, io Francesco siamo ai saluti finali, quindi lascio a te per i saluti e le conclusioni. Grazie, innanzitutto ringrazio Antlo per questo momento di chiacchierata che abbiamo fatto, che sicuramente aiuta un po' a me stesso anche a ripercorrere e di capire certe cose che abbiamo fatto, che ho fatto nella mia carriera. E l'invito che faccio in maniera forte veramente non di quello di stare dentro a un'associazione, perché è fondamentale, perché nessuno di noi da solo può portare avanti qualcosa di importante. Più siamo, più uniti siamo, riusciamo a portare avanti un messaggio forte che poi nel quotidiano ci può aiutare a risolvere quei problemi che abbiamo vissuto come con lockdown, ma anche una vita normale dove basta pensare, ecco, faccio un esempio, Michele, per chiudere. Io in questo momento faccio un trasloco di attività, cambio struttura. Ecco, sicuramente avere un punto di riferimento, un'associazione che ti guida e ti dice devi fare queste cose a costo zero, pensiamoci. È senz'altro un valore aggiunto. Assolutamente. Grazie Francesco per la tua disponibilità, la tua professionalità. Questa chiacchierata ha anche arricchito me in maniera particolare, facendomi fare un ritorno alle origini che molte volte presi dal tempo, dal fare le cose troppo velocemente, si dimentica. Bene, nel salutare tutti ricordo che per le storie di Antlo, quest'oggi agli odontotecnici italiani si raccontano, Francesco Raffo. Grazie a tutti, arrivederci alla prossima chiacchierata. Ciao Francesco, a presto, rivederci. Ciao a tutti i colleghi.